Okay. Questo è quello per fare il recupero. Ok, ce l'abbiamo tutti per... Bravissimo. Ok, fai foto, mo fai video, ringrazio. Grazie. Dai, come ti chiami da Minga loro? Vanno da soli? Vanno avanti e indietro e solo i chiami. Sì. Il fai due mezzi soldi là. De mare, quindi de mare. Fai una cosa, Miglia, stacca questi pallori. Infatti il rinfresco è qua a mezzo,
Quello che troviamo sulle spiagge è solo una minima parte dei rifiuti che sono dispersi nel pianeta. Il grosso purtroppo giace nei fondali. E oggi con queste attività che abbiamo svolto proprio qui a San Felice Circeo abbiamo avuto una concreta dimostrazione di ciò. Infatti abbiamo recuperato insieme agli amici di Team Diver una grande quantità di rifiuti, soprattutto attrezzi da pesca che giacevano sui fondali da diverso tempo. I nostri mari sono degli ecosistemi orfani, dove tutto è legittimo e tutto si può fare. Servono misure di protezione urgenti, a partire dall'accordo che è stato raggiunto sotto l'egida delle Nazioni Unite per proteggere il 30% dei mari del pianeta entro il 2030. Noi con questa spedizione siamo qui a documentare proprio le bellezze e le fragilità dei nostri mari, dimostrare in concreto che il mare è vita e da questa vita dipendiamo anche noi. Pertanto sono necessarie misure urgenti per proteggere il mare con una rete efficace di aree marine protette. Giusto esclusivamente per le bottiglie di plastica. Questo perché? Perché faremo un brand audit, che significa... All'interno di Greenpeace abbiamo tante campagne. Tra le campagne c'è questo mare, sta subendo, tra cui la plastica. Ovviamente sicuramente diamo un senso a questa raccolta. E ovviamente... Nonostante ci sia un impegno formale del Parlamento di non introdurre ancora il sistema di deposito su cauzione, cioè che vuol dire quando uno va a comprare una bevanda in plastica, in vetro, in alluminio al supermercato, versa una piccola cauzione che viene interamente restituita quando uno riporta il vuoto. Una cosa su cui saremmo tutti d'accordo, perché è una cosa alla portata, e purtroppo il nostro Stato, nonostante sia un impegno del Parlamento in questo senso, ancora non l'ha fatto. Questo grande vetro, nel senso che forse è un po' differenziata?
Oggi con Greenpeace Italia siamo a San Felice Circeo, dove abbiamo organizzato con il supporto del team diver un clean up di terra. Nella zona del porto, in pochi metri di litorale, abbiamo raccolto oltre 6 sacchi di rifiuti in circa 30 minuti. Rifiuti che appunto variavano tra plastica ed altri tipi di oggetti relativi anche alla pesca. Siamo qui nell'ambito della campagna C'è di mezzo il mare, infatti tutta quest'estate Greenpeace sarà presente lungo la zona tirrenica per documentare sia le meraviglie e le bellezze del mare, quindi la grandissima biodiversità che abbiamo in questa zona, ma anche tutte le minacce che stanno compromettendo questa biodiversità. Quindi ad esempio la plastica, come in questo caso, ma anche l'overfishing e l'inquinamento in generale. La spedizione di Greenpeace, cioè di mezzo il mare, ha fatto tappa a San Felice Circeo. Qui abbiamo eseguito due attività, una pulizia dei rifiuti del litorale e anche una pulizia dei fondali. Questa è la seconda tappa del tour, la prima nel Lazio, e nelle prossime settimane navigheremo sulle isole, verso le isole Pontine a monitorare la presenza di cetacei. Quello della plastica è uno dei problemi ambientali più gravi dei nostri tempi e servono misure concrete che vadano a ridurre la produzione, solo così riusciremo a fare a meno che grandi quantità di rifiuti continuino a riversarsi nei mari del pianeta, incluso il nostro Mediterraneo.